E cominciamo con Mario Maker. Allora, l'ordine dei livelli. Ok, ho fatto il comando adesso in chat per vedere la pagina dello stream. Potete vedere lì l'ordine dei livelli. Vado dal più vecchio al più nuovo. Quindi per cominciare c'è... Ok, il livello di Luigi che non ho finito l'altra volta. Farò un paio di tentativi a mente fredda e basta. Dopodiché, Iperdan, Wariopide, Tony, Chocolate Matter, Sfoggy. Ciao FNerd. Ok, giochiamo. Ho una farfalla, o come si chiama? Una. Insomma, uno di quei cosi tipo farfalla sulla TV. Volevo fare gioco in rete per cominciare. E competizione. La volta scorsa abbiamo raggiunto il rango A. Ora, falena, esatto. Non ci vuole tantissimo a raggiungere il rango A, ma insomma, ora ci siamo e dobbiamo puntare al rango S. Quindi vediamo come va oggi. Per riscaldarci facciamo un paio di competizioni. Intanto mi preparo tutto qui. Una farfallina della pasta. Spero che non venga dalla pasta. Ah, se no potrei essermela mangiata. No, non credo. Poco fa stavo guardando YouTube, come faccio spesso all'ora di pranzo, comunque mentre mangio. Guardavo YouTube. E all'improvviso stavo guardando Arlo, tra l'altro. E all'improvviso appare questa pubblicità. Ora, dovete aiutarmi a capire che lingua è. Perché mi appare una pubblicità in questa lingua? Non era chiaramente in italiano, non era chiaramente in inglese. Non so neanche che prodotto sia, credo che sia per dimagrire. Sembrava che fosse per dimagrire, ma poi vedo la gente che se lo mette sulle ascelle. Quindi credo che sia per il sudore? Credo che sia thailandese o qualcosa del genere. Ma perché mi appaiono queste pubblicità su YouTube in TV mentre sto guardando Arlo? Comunque. Se sapete, Gangnam Style tizio fa la doccia. Se sapete che lingua è, aiutatemi. Vietnamita, può essere in effetti. Comunque me lo sono visto tutto, durava 4 minuti, ero troppo affascinato per interromperlo. Intanto qua non trova il quarto avversario. Ti compaiono quelle danesi. Non lo so, a volte la pubblicità di YouTube è assurda. Capisco quando becchi pubblicità in italiano, ovviamente, quando le becchi in inglese. Ma quando trovi una pubblicità che non puoi capire, non serve a molto, giusto? Ok, abbiamo Super Mario 3D World 1-1, un livello molto originale per cominciare. Lingua greca. Grazie YouTube per il tuo algoritmo, molto furbo. Quindi siamo Luigi. Ci becchiamo un bel po' di lag per cominciare. Quindi abbiamo una ricreazione dell'1-1. Le pubblicità ucraine. A cosa serve una pubblicità se non capisci quello che dice? O se non puoi nemmeno comprare il prodotto? Cioè che faccio? Chiamo e dico, buongiorno. Ho visto la pubblicità del suo prodotto su YouTube. Bene, andiamo molto bene. Ah, spero che non servano le monete rosse. Io credo di no perché non serviva nel Super Mario 3D World, quindi... Oh! No! No, che sfiga! Era minuscolo! Era minuscolo! Il burrone era minuscolo! Ho perso. Questo livello è troppo facile, non moriranno mai. Ah. Ci provo, ma ho perso. Ecco fatto. Va bene. Come si chiamava? La democrazia dei latticini, la burrocrazia. Bene, vi ringrazio per aver guardato. Con questa battuta, per oggi possiamo chiudere bottega. Questo livello ti è capitato con Tony. Gli metto Mao normale. Normale, dai. Mi sono bruciato malamente la possibilità, ma da ora in poi devo tenerla a mente. Quando
Quando sono primo non c'è bisogno di essere così avventato, specialmente quando mi butto nel vuoto. Un conto è se mi prendo un rischio ragionato, quello ci sta, ma se mi butto nel vuoto è una stupidaggine. Mi sono beccato anche la clip di FNerd. Ora mezz'ora per il prossimo livello. Comunque spero che facciano Mario Maker 3, con l'online migliore. La musica è molto Ditto, sì. Adoro le nostre nuove emoticon animate. Party Kirby, Bowser Please, Ditto. Ok. Quindi sono Luigi. Oh no, Zacca, lo stream muto. Leggimi. Purtroppo, se hai scritto qualcosa me la sono perso. Scegli un livello. Un livello stile Mario o livello misterioso? Misterioso. Mi piace il mistero. Oddio, cosa abbiamo qui? Ok. Non so cosa abbiamo qui, ma non mi piace. Vorrei la stella anch'io, onestamente, ma lasciamo perdere. Che bel livello che abbiamo qui, molto... molto adatto a una corsa, molto... molto svelto. Dove mi trovo? Ok. Vorrei uccidere Pom Pom, metti caso che ha una chiave. Probabilmente sì. Vai via, vai via. Ok, ha la chiave e ora ce l'ho io. Mario, vattene. Mario, vattene! Mario, no! No, 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 no! Mario, Mario mi ha fregato la chiave! Era lì, la fine era lì! Mario è stato furbo. Mi ha aspettato al barco. Ha pensato tipo, faccio lavorare lui e poi gli frego la chiave. Questo è un ma? Insomma... non è stato male, perché quando arrivi alla bandierina, vedete, è meno 2. Quando arrivi alla bandierina, anche se sei secondo... ormai è sparito il meno 2. Ma anche se sei secondo, ti toglie meno punti. Se non arrivi alla bandierina, ti toglie tipo 20 punti. Se arrivi alla bandierina da secondo, te ne toglie pochi, 1 o 2. Il problema con questi tipi di sequel è che poi completamente rende inutile i giochi di prima, è vero. A volte ce n'è bisogno, specialmente quando si tratta di migliorare l'online. Metti caso appunto Splatoon 3. Onestamente non c'era bisogno di Splatoon 3, ma... se lo stanno facendo per Splatoon, a questo punto fatelo per Mario Maker e aggiustate l'online. Gabriel Locke, il livello misterioso è un livello troll, oh no. Ciao Mario. Oh! Fratello, no, non buttarmi via, fratello. Ottimo livello. Toad! Toad! No, Toad! Toad è rimasto incastrato. Bello! Bello! Che dire? Pessimo livello. Povero Toad è rimasto fregato. Comunque ora vedete appunto, come dicevo prima, che siccome ho raggiunto la bandierina perderò solo un paio di punti, quindi niente problemi. Ciao Andrew. Ciao a tutti quelli che stanno entrando. Ebbene sì Andrew, un livello degno di te, un livello molto elaborato, molto ben studiato, che segue i design in 4 passi di Nintendo. Passo 1, metti la bandierina. Passo 2, metti un ostacolo. Passo 3, non lo so. Ok. New Super Mario DS 1-1. Adoro poi quando la gente sente il bisogno di ricreare i livelli ufficiali, tipo hai un intero editor a disposizione, puoi fare tutti i livelli del mondo, puoi fare tutte le idee creative del mondo, e vai a replicare New Super Mario Bros. 1-1. Complimenti e grazie per l'originalità.
Bene. Oggi stiamo andando molto bene. Vorrei provare a vincerne almeno una. Tipo, una vittoria e sono soddisfatto. Entro magari le 7. Non sapremo mai com'è l'1-1 di New Super Mario Bros., purtroppo no. Volevo arrivare al grado S, sì, non mi aspettavo di arrivarci oggi, ma... Sleep Sliding Away, sbaglio, è il nome di una stella di Mario 64. È la stella dello scivolo innevato. Ok, figo, quindi è una ricreazione di quel livello in Super Mario Bros. 3. Ci vediamo! Oh, scusate, ma Toad dov'è? Come fa Toad ad essere già qui? Scusa! Da dove è passato Toad? Oddio! Da dove è passato? Ah, Toad ha fatto la scorciatoia! No, non vale! La scorciatoia! Perché non ci ho pensato? Perché sono scemo e non ci ho pensato? Mario, Mario, via. Me la sto giocando con Mario, ma Toad è molto più avanti. Ah, di qua. Molto carino come livello, questo si merita assolutamente un bello. Ok. Toad ci sta seminando alla grande. Ecco fatto. Ok, molto bello. Mi hanno totalmente fregato per la scorciatoia. E il bello è che ha senso, perché se hai giocato a Mario 64, dovresti aspettartelo. Siccome io sono scemo, non ci ho pensato, ma bel livello. Che dire, niente da lamentarmi. Perché nello stesso stile Super Mario Bros. 3 e World non si possono aspettare le persone quando colpisci il traguardo? Non lo so, ed è un peccato in effetti. Si può soltanto quando c'è la bandierina, per qualche motivo. Sto tornando al rango B. Ottimo. Bene ragazzi, il mio obiettivo in realtà era tornare al rango C, quindi siamo sulla buona strada. Questo tizio comunque ha fatto 3 vittorie di fila, quindi sono un po' impaurito. Uno dei migliori livelli. Vediamo cosa abbiamo qui. Il nome è giapponese, quindi non posso capire niente, ma... Ok, qua non sarà semplice. Lascio che vadano loro per primi. Luigi ha rinunciato! Bene. Ok. Chiaramente speravo di trovare un power-up, ma non è così. Ah, permesso. No, 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 no! Dovevo fare il salto avvitato, sono scemo. Sembra un livello strano. Tipo, il level design non è quello che ti aspetteresti da un gioco di Mario o da un gioco in generale. Facciamo attenzione qui. Oddio. Prendo volentieri power up. La bandierina è qui, è qui, è qui, è qui, è qui, è qui! Oh, per un pelo. Ha vinto di nuovo quel tizio. Ha vinto di nuovo lui. Almeno ho preso la bandierina, quindi non perdo molti punti. Sì, la gente scrive Z per indicare lo spin jump. E il livello era... ma... È vero, perché nell'1 era... era ZR, no? Oddio. Un'altra sconfitta e torno al rango B. Tra l'altro, quello che ha fatto 4 vittorie di fila è al rango B, quindi lui in teoria dovrebbe avere meno punti di me. E io dovrei essere più, tra virgolette, forte di lui. In teoria. Ed è ancora qui! Mi sta massacrando! Mi sta farmando! Ok, ultimo livello, vada come vada. Desert Run. Almeno non è Desert Bus. Niente di personale.
Non lanciatemi Toad addosso, che schifo. Ok, io vado, me ne frego dei power up. Bene, bene. Molto bene, molto 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 bene. Molto molto bene. Datemi power up. Sono morti tutti, sono di nuovo primo. In qualche modo sono morti tutti. Me ne sto fregando. Vorrei far morire Luigi. Ok, è morto per conto suo. Prendo il power up molto volentieri. E lo perdo subito. Toadette, muori. Brava Toadette, io vado. Vado, vado, me ne frego. Vado, vado, vado. Oh, oh. Power up. Bel lag. Storm, scemo, potevi volare. Hai ragione anche tu. Non hai torto. Ho paurissima ad affrontare questo tizio con lag. Bene. Bene. Ok, ora non ho speranze di vincere. Non moriranno di nuovo. Toadette è morta. È anche un po' difficile prendere la rincorsa. Ok, ora ce l'ho la rincorsa. Luigi muori, Luigi muori, Luigi muori, Luigi muori, Luigi, Luigi! Per un pelo! Sono tornato a rango B. Sono tornato a rango B. Ok. Ok. Il livello era bello, non c'era niente di male nel livello. Ok. Meno 13. Rango B. Ok, un'altra. In tutto questo Zack ha lo stream muto e si chiede se Magi lo sto riempendo di insulti. Zack è un... è un... è uno Zack. È un... è un enorme Zack. Tra l'altro, Zack non sa che lo sto dicendo, ma sta per pubblicare qualcosina. Glielo chiederemo più tardi. Di cosa sta per pubblicare di interessante. Questa pesa, meno male che Zack non l'ha sentita, eh sì. A volte bisogna dire le cose per come stanno, bisogna essere anche severi, ma... ci vuole. Ok, ultimo livello, dopodiché... ah, abbiamo qua il livello di Luigi pronto, che mi aspetta. Ciao Magam! Sarebbe bello se rimanessi l'unico. Ok, come non detto. Tipo, giochi da solo, se raggiungi il traguardo prendi punti. Anche in due va bene. Mentre aspettiamo ho anche delle robe che posso mostrarvi di interessanti. Ma ormai il tempo sta scadendo, forse no. Faccio in tempo a parlarvi di... questo. Che in realtà è vecchio di qualche giorno. Sta iniziando, ma comunque ve lo faccio vedere. È vecchio di qualche giorno, ma c'è la notizia di Nintendo che ha messo i nuovi giochi su Switch Online. Ora, tutti ovviamente si chiedono, ma dove sono Super Mario RPG e... Earthbound. Ok, prendiamo il fungo. Entro secondo. Ok! Credo di aver visto questo livello tipo... un milione di volte, o comunque livelli simili a questo. Ah, non spingermi! Ok, approfitto della strada creata da loro per scendere più in fretta. Fammi scendere, Toadette, fammi scendere. Oh, ok. Sto approfittando della strada di Toad, ma così non vincerò mai. Ok, ora va meglio. Sono primo, sono primo, sono primo. Sono primo, sono primo, sono primo. Sono primo, ok, finalmente ne ho vinta una. Ne ho vinta una. Quindi torniamo nel rango A.
Quindi alla fine torniamo al punto di partenza. Il livello era, che dire, non era... sì, dai, bello, perché no? Aveva una sfida chiara e non era, diciamo, ingiusto, quindi era adatto per correre. Ok, siamo a 59 punti nel rango A, quindi forse ho fatto un piccolo progresso. Ok. Fan Nintendo, vi prego parlate dei vostri vecchi giochi di Mario Fangame... di Mario. Game Freak. Vi prego basta menzioni della prima generazione. Non sono d'accordo, Game Freak non fa che parlare della prima gen. Ok, passiamo ai vostri livelli. Quindi appunto abbiamo... ok, Luigi... l'altra volta ci ha proposto questo livello che non sono riuscito a finire. Ora in realtà non voglio starci molto a lungo perché non voglio fossilizzarmi su un solo livello, ma facciamo un altro tentativo almeno. P5G. Game Freak non smette mai di parlare della prima gen. Quindi abbiamo il pavimento e lava. Without touching ground. Ok, quindi l'obiettivo qui era non toccare il pavimento. Vediamo se a mente fredda ce la faccio. Bene, non conta, non conta, era solo riscaldamento. Prenderai Mitopia? Credo di no, ma... un po' mi interessa, ma non mi ispira in questo periodo. Sono troppo concentrato su Mario Golf. Bene. Lo conto come morte. Contatore, ecco qua. Abbiamo fatto un articolo sul sito in cui abbiamo messo in evidenza alcuni dei migliori Mii di Mario. Ve lo faccio vedere. Articolo di Andrew. Ecco qui. Personalmente però no, non credo di prenderlo. So che è un gioco, un RPG piuttosto semplice. La parte divertente è giocare con i Mii. Però diciamo è più un gioco che magari guardo su Twitch, la gente che mi piace lo guardo... altri che ci giocano piuttosto di giocarci io. Ok, ok. Laboratorio di videogiochi, 99% no. È più facile che prenda, che ne so, Game Maker, Unity. Diciamo, non mi ispira un gioco per iniziare a imparare a programmare. Tranne se qualcosa di molto unico come WarioWare Do It Yourself. Ok! Non ce la farò mai. Non ce la farò mai anche perché è difficile... senza concentrarsi bene. Ok. Concentrazione. Andiamo qui. Poi c'è il coso qua giù. Fin qua ci siamo. Devo raggiungere la gru. Ok. Devo rimbalzare su questa palla fino a questo momento. Oh, ok. Va tutto bene. Va tutto bene. Non so se questo è il mio record. Devo scendere. Devo scendere, ma non devo finire sulla piattaforma. Ho paura. Ho molta paura. Speravo che fosse lì. Speravo che fosse lì. Vediamo quanto mancava. Cacchio, manca un bel po'. Ok, che dire. Facciamo una cosa. Conto un'altra morte. Vi do il codice in chat e vi invito a provarci.
Ho la sensazione che, se dedico altro tempo a questo livello, ci starò per un'ora. Ma siccome ci sono una decina di livelli che mi avete mandato, un sacco di gente diversa, preferisco passare al prossimo. Alzo bandiera bianca con questo. Quindi Luigi mi ha battuto. I MIDI WarioWare sono bellissimi, sì. Lo prendi se diventa grande come gioco e non muore. Questo è vero, se diventa un gioco, diciamo, popolare come Dreams, ci può anche stare. Ma se muore subito, se non riceve supporto? Anche perché a quanto pare non si potranno cercare i livelli, li potrei mettere solo inserendo il codice, e questo limita moltissimo la loro portata. Ok, il prossimo è di Hyperdan. Livelli, ovviamente parlo di giochi, di laboratori di giochi. Last Snow 2. Ok, quindi qua il record è di Andrew Pixel. E il livello è di Hyperdan. Qua ovviamente c'è il blocco invisibile. Quindi l'ultima volta che c'era un livello di Hyperdan, se non sbaglio, era molto carino. Laboratorio di giochi, ma è pronunciato con la voce dell'annunciatore di Smash. Laboratorio di giochi! Laboratorio di giochi! Immagino un personaggio che è l'intero laboratorio. Ganondorf! Dovrei fare la voce più profonda. Ok. 6 su 10. Quindi questo è un livello molto tradizionale, molto tipico per un gioco di Mario. E mi piacciono questi livelli, ripeto. Ok. Carini anche i pallottoli Bill che ti lanciano le palle di neve, che possono spingerti giù ma non sono letali. Ok, va bene. Il primo salto leggermente più complesso. Laboratorio di giochi! Ho la voce troppo alta, secondo me. Potrebbe starci un checkpoint qui. Ok, là è carina la moneta bonus che puoi prendere così. Potrebbe starci un checkpoint. Ok, poteva anche starci prendere una palla. Dammi una palla, dammi una singola palla. Ok. 6 su 10, devi essere meno agitato e ci stava la voce. Laboratorio di giochi! Laboratorio di giochi! Ganondorf! Captain Falcon! Ok. Qua ci siamo. Non venirmi incontro. Oggettino qua è invisibile, no? Un pelo più acuta. Più acuta! Laboratorio di giochi! Basta! Basta. Basta. Crepa. Crepate. Stavo per morire! Stavo letteralmente per morire perché non mi aspettavo che rimanesse la testa. E mi sono perso la moneta sopra. Molto carino, molto molto carino. Ripeto, sembra un gioco, un livello che potrebbe starci in un gioco ufficiale. Quindi, bello. Poi, Wariopide. Ci sono ben 6 livelli di Wariopide. Quindi il primo è RG6. F9. L. K. JF.
Ora, non so se li farò tutti e sei di fila. La foresta narrata dalla leggenda è questa: sconfiggi Meowser e salvala. Ciao Luigi, grazie per aver guardato e grazie per il livello che mi ha ucciso malamente. Ora, ripeto, non so se farò tutti i livelli di fila. È possibile che faccia qualche livello di Wariopide, poi magari alterno con altri. Dunque, devo eliminare Meowser. Bello questo ammucchiamento di funghi. Ok. Non so se c'è un motivo di tenere il fiore di fuoco piuttosto che il boomerang. Ok. Seguo le frecce. Ho paura. Ok. Posso ammazzarlo? No. Cos'è questo livello? Dove vado? Sono confuso, ci sono diverse strade. Ok, altri power up. Ok. Mi faccio colpire da ogni singola cosa. Da ogni singola cosa, perché no? Ok, vorrei la stella, gentilmente. Sto per morire! Sono vivo! In qualche modo sono vivo per un pelo. Ok. Cos'è tutto ciò? Ok. Quindi questa è la fine. Ma prima devo uccidere Meowser. Presumo che Meowser sia che sia dentro il mondo secondario. Sì, ho capito, gioco. Ehi là! Quindi qua è dove Wariopide ha deciso di provare ogni singolo elemento del gioco. E quindi ha pensato, quale metto? Questo oppure questo? Nel dubbio tutti. Nel dubbio tutti quanti. Fatemi passare. Sembra un livello Metroidvania. Ok, qua non posso passare senza farmi male. Bene. Ok, ho un piano, ho un piano. Ho un piano d'azione. Ho fatto bene a provare perché ora so cosa fare, so esattamente cosa devo fare. Devo andare qui e trovare Meowser. Non so dov'è, ma è qui. Murasame? Come si chiama quella serie Nintendo, quel gioco Nintendo simile a Zelda? Ho visto un livello molto. Non un livello. Ho visto un video molto interessante di Nintendo Life che ne parla. Che parla di come, diciamo, è simile a Zelda. Prendo questo. Come si usa il Pow? Oddio. Ok. Questo livello è un'avventura. Mi sembra di stare giocando a un gioco intero. Solo con questo livello mi sembra di stare giocando a 10 mondi. Andiamo avanti. Sono certo che Bowser sia qui, da qualche parte. Vorrei tanto. Eccolo qui. Volevo. Oh no. Volevo mantenere il fiore di fuoco. Mi accontento del boomerang. Ok. Crepa. 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 Crepa.
Crepa. Bene. Crepa. Vieni qua. Torna qua. Devo battere Meowser e poi devo solo tornare indietro e a raggiungere il traguardo. Oh no. Oh no. Crepa, crepa, crepa. Quanto ci metti per crepare? È crepato. Ora posso tornare indietro. Sensory overload, sì. Va bene, torna indietro, perché no? Ok. Voglio tornare indietro, ma c'è questo muro che appare e scompare. Bene. Quindi, come va la vostra giornata? Spero bene. Ehi là? Sbaglio è random. Cioè, a caso il muro. Ok, ecco qua. Lo prendo volentieri questo. Ok. Ok, va bene. Fammi passare, sto per morire, sto per morire, sto per morire. Non sono morto, non sono morto. Molto interessanti, Blarg. Vorrei tanto un power up. Ho ansia, ho molta ansia. Non nego di avere molta ansia. Nutro molta ansia, ora di meno. Ok, via, 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 via. Non ci arrivo, entriamo nel tubo. È un'avventura. Ok, siamo usciti. Ora devo solo tornare alla fine. E andrà tutto bene. Prendo volentieri power up e via. Dritto nel tubo. Ed è fatto. È vero, sto livello sembra un gioco intero. Ok. E infine eccoci qua. Che dire? Era un livello. Sembravano tre livelli, ma era un livello. Record. Gli metto bello, anche se secondo me è meglio se fai magari meno roba più concentrata su, diciamo, un certo concetto ben preciso, invece di mettere un po' di tutto. Però è stata una bella avventura. Poi, sempre di Wariopide, abbiamo L53. Otto. X. Zero. PPG. Jungle of Gadgets. Remastered. Questa giungla è cambiata. Ha cambiato i gadget e la difficoltà. Buona fortuna. È sicuramente uno dei livelli mai fatti, sì, esatto. È sicuramente un livello. Quindi, anche qua cominciamo con una scelta di power-up. E io mi prendo questo. Non che l'abbia fatta apposta. Ok. Volevo prendere la luna, ho fallito miseramente. Ok, siamo al checkpoint. Non so se mi serviranno le monete rossa. Rosa, non rossa.
Sì, servono decisamente le monete rosa. Ok. Quindi vediamo dove stanno. Probabilmente qua dentro. La lista di livelli, sì, come dice Perdan. Ok. Quindi sono andato veloce, ma non è una buona idea. Devo studiare bene la strada. Sono morto. Devo entrare nel tubo, ok. Per entrare nel tubo devo prima trovare un P-switch. Faccio così, ricomincio da capo. Prendo questo stavolta. Devo entrare qui però. Serve il P-switch. Ecco qui. Il Pau non mi serve, credo. Qua c'è una moneta. Ok. Non so se entrare nel primo tubo o nel secondo. O entrambi. Entro qui. Lascia stare il mio P-switch. Ok. Ciao Magi, ciao Duraner. Ok, qua è buio. Ok. Quindi abbiamo una moneta qua dentro. Un'altra moneta. Interessante questa deviazione in una casa fantasma. Ok. Prendo le monete. Ok. E da qui si esce. Ok, carino, quindi sono giusto, sono sulla strada giusta. Ecco qui. Ciao Zack. Non sono più mutato. Dov'è la fregatura? Ora cado sulla lava, e invece no. Finito. Ok, questo era carino. Questo, diciamo, ti presentava una sfida più, come dire, consistente, nel senso che non c'erano mille cose diverse, ma c'era un obiettivo e c'era un ostacolo ben preciso. Mi è piaciuto. Caotico ma dosato, esatto. Poi ne provo un altro di Wariopide. Dopodiché alterno un po'. Quindi QY, XMB, THG. Andreas Castle. Mio cugino di 8 anni ha creato questo livello, buona fortuna. Difficoltà? Difficile. Ok, adoro i livelli creati dai bambini, perché c'è un approccio diverso nella creazione dei livelli. Vediamo cosa ha creato il cugino di 5 anni di Wariopide, che già mi ha ucciso. Quindi facciamo attenzione. Posso fare così, presumo. Non lo amerò più. Ok, mi aspetto sempre che cada qualcosa dall'alto. Questa chiave era nascosta bene, perché diciamo, ti viene da saltare qua in mezzo. Poteva essere dappertutto e sarebbe stato fastidioso, ma invece era messa qui. Un posto intuitivo. Quindi ci sta. Questo Goomba è in prigione, non uscirà mai da qui. Ok. Ok. Sto uccidendo brutalmente la gente in prigione. Quindi questo livello ha preso una svolta dark. Ok. Oh, ok, ovviamente. Ovviamente, dovevo fare attenzione a non sbattere. La clown car non è come Yoshi, che puoi andare sulle spine.
Ok, ora so cosa fare, quindi andiamo qui. Devo contare le morti comunque, siamo a 2. Poi devo ammazzare questo qui. Poi devo entrare qui e non devo morire. Semplice, cosa fare? Non morire. Ok, pianino. Ok. Fiore di fuoco. È questo, quindi immagino che ci sarà un muro da sfondare. Oppure un muro di nemici. Quindi già a una tenera età si gioca a Toho. Qua ovviamente mi tengo il power up. Oppure fallisco miseramente. Oh, mi manca una chiave, interessante. Ah, credo di essere fregato perché ora non posso tornare indietro. Va bene, rifacciamolo. Quindi ci sono due chiavi in realtà. Colpisci i pesci giusti. Ok, speedrun. 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 Ho già sbattuto, ma speedrun. Uccido lui. Slow run. Non volevo uscire. Ok. Pianino. Slow run. Va bene. Va bene, ci sta. Ok, va meglio. Facciamo ottimizzazioni. Otterrò il record mondiale. Ok, qua ci siamo. Entriamo molto lentamente qui. Ok. Ok. Fiore di fuoco, prendiamo qui. E ora devo ammazzare i pesci giusti, quindi non so quali siano. Mi piace la musica distorta. Una chiave e due chiavi. Non so se ce ne sono altre, quindi esatto, tre chiavi. Altre chiavi? Non so se ci sono chiavi che avanzano o se sono tutte necessarie. Io nel dubbio le prendo tutte. Ok, ne serviva un'altra. E un'altra ancora. Spero che non ne servano più. Oh mio Dio. Va bene, andiamo dritti. Oddio, cosa mi manca? Devo ammazzare Bowser Jr. Devo ammazzare Bowser Jr. Dovevo ammazzare Bowser Jr. Me ne sono scordato completamente. Va bene, l'intero obiettivo del livello, ammazzare Bowser Jr. Ok, riproviamo. Comunque un bel livello, non c'è niente di sbagliato in questo livello. A parte magari lo spam un po' esagerato di nemici alla fine, quando metti tanti nemici diversi è un po' esagerato, ma è gestibile, presumo. Credo. Bene. Lo spirito di bimbo di 8 anni ha avuto il meglio. Andrea. Un giorno imparerai a fare livelli senza un milione di nemici. Ma non oggi. Ok, speedrun. Record mondiale in arrivo. Ok. Sto ottimizzando questa parte, invece no. Iperdan credeva in Andrea, ma non è andata.
Ok, ricomincio perché voglio fare lo speedrun. Non so perché mi sto fissando a fare lo speedrun. Anche Wariopide ci ha provato. Ok, ora so già cosa aspettarmi dalla parte finale, però questo è molto importante. Non ho vinto, ma ho acquisito una nuova informazione. Il che è molto importante per lo speedrun. Ok. Filare di fuoco. Andiamo qua. Quindi ci sono quattro chiavi. Una. Due. Tre. E quattro. Credo. Ok. Ci hai creduto, ma non serviva. Il maledetto l'ha fatto completare a te. Ok. Ora concentrazione, siamo alla parte finale. Devo uccidere Bowser Jr. Spammo il più possibile il fiore di fuoco qui. Aiuto, 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 fiore di fuoco, fiore di fuoco. Ok. Bowser Jr. è qui. Ok, addio speedrun. Questo è un progresso. Ci sono cose che non posso liberarmi. Per esempio, i proiettili saranno infiniti. I bu saranno infiniti. Due colpi. Dammi il fiore di fuoco, dammi il fiore di fuoco. Ok. Un ultimo colpo a Bowser Jr. Ok, andiamo, 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 andiamo. Un ultimo colpo. No, 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 no. Muori, 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 muori. No! Ha un pelo! Ha un pelo! Ha un pelo! Ok. Ok, ci siamo. Ripiglia il fiore prima. Ma lo speedrun! Pensavo di poter fare il damage boosting, come si dice, il... sì. A riuscire ad andare lì senza farmi colpire ulteriormente, ma non ho fatto in tempo. Ok, ora so esattamente cosa fare. Ho una strategia, ho la strat. Guardate come sono ottimale ormai. Oddio, mi sono scordato il caffè. Mi sono scordato il mio caffè. Oh no. Oh no, così sparo meno fuoco. Oh no. Bene. Buon pomeriggio, Grisco. M'hai fregato da un bambino di 8 anni, sì. Tas. Sono senza caffè, sì. Dovrò fare una pausa per prendere il caffè. Una pausa caffè per prendere il caffè, così posso fare la pausa caffè. Ok, non ho contato la morte nel contatore, ma ora lo aggiorno. Ottimale. La pausa caffè caffè. Esatto. Ok, non devo perdere il power up, se no sparo meno fuoco. Ciao Magi, siamo già a 7 mesi di abbonamento. Ehi 30 e là! questa è la volta buona per questo livello. Xerb! Ciao, mi fa piacere di vederti, grazie per l'abbonamento. Ah, dov'è la chiave? Dov'è la chiave? Mi sono perso una chiave. Ah no, sono scemo, ce l'ho la chiave. Mi sono distratto leggendo l'abbonamento di Gandolfo. Grazie Gandolfo per il supporto. Ok, questa è la volta buona. Sì, torniamo indietro! Bene, torniamo indietro! Perché no? Sì, va bene. Il mio cervello non regge tante cose insieme, va bene? Il mio cervello è piccolo. Ok. Speedrun rovinato. Ok. Un colpo.
Dammi il fiore di fuoco. Ok. Due colpi. Oh, c'è anche la nuvola. Me ne sto accorgendo ora che c'è la nuvola. C'è troppa roba e non l'ho vista. Ed è morto. Ed ecco qua. Ce l'ho fatta. Quindi credo di aver fatto 8 morti, se ho contato bene. Forse ho contato male. Ma alla fine ce l'ho fatta. Il livello di Andrea, cugino di Wariopide, è fatto. E qualcuno mi ha battuto. Qualcuno ha fatto un tempo migliore del mio. Chi è? Chi è? RotoBG. Ok, un giorno batterò RotoBG. Un giorno sarò più bravo di RotoBG. Che dire, grazie per il livello, mi è piaciuto molto. Era tosto, però comunque non era così cattivo, specialmente per un bambino di 8 anni, diciamo che era carino, era fatto bene. Quindi grazie per il livello. Ora, sono già le 4:10, quindi è un po' tardi, ma farei un altro livello magari. Siccome Wariopide mi ha mandato diversi livelli, vorrei alternare un po' e farne magari uno degli altri. Quindi per esempio c'è Tony che ha mandato 23x, 88m, 1ff. È segno che sto facendo questo qui. Ghost House Labyrinth. Eccolo qua in grafica. Zack piglia il caffè ora. No, Zack, aspetta! Chi se ne frega se il caffè è freddo? È uno dei tuoi primi livelli. Ok, scommetto che la fine è qui. Non c'è neanche bisogno di entrare nel tubo, la fine è qui. Da un momento all'altro. Da un momento all'altro. Ok, per davvero era qui. Quindi c'è un piccolo difetto nel tuo livello. Puoi passarci sopra. Ok, speedrun. 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 Non ottimale. Wow. Wow. Vado a sbattere. Non è un record. Non credo che sia un record. Se lo era, l'ho perso alla fine. No, per niente. Ok. Nuovo speedrun. Male. Ora mi fisso a fare lo speedrun. Ho il video in ritardo all'audio. Oh. Grazie per avermelo fatto notare. Vediamo se va meglio. Facendo... così. A volte succede, la capture card è un po' vecchia. Ok, sentite il clicchettio dei Joy-Con. In arrivo un record mondiale, state assistendo alla storia. Summoning Salt, fai un video su questo livello. Summoning Salt, dove sei? Tu chiami la speedrun. Io tendo a dire lo speedrun, ma... oh, non era record, ok. Non batterò mai Shatot. Va bene, facciamolo seriamente. Alla fine è un po' come dire il Wii oppure la Wii. Dire il Wiki oppure la Wiki. Ho chiamato Summoning Salt per niente.
sembra un livello bello grosso. Ok, sembra un livello molto grosso. Andiamo tipo... Non so dove sto andando, ma... Andiamo. Qua dentro. Come non detto. Secondo me doveva entrare lì. Che ha scritto la battuta sul portale millenario in descrizione, l'ho scritta io. L'ho messa di recente. Ok, credo di essermi softlockato. Doveva entrare nella porta. Sì, nella descrizione ho scritto... Ah, vediamo... Se lo becco, siamo il Mario's Castle, uno dei portali Nintendo italiani più longevi, ma ci mancano 985 anni per essere un portale millenario. Quindi abbiamo 15 anni alle spalle, quasi 15 anni, in realtà faremo 15 anni nel mese di settembre. Entra in una porta, ok. Non ci ho pensato. Ok. Non volevo premerlo subito, va bene. Ok. Va bene, devo premere qui. Vado qui, presumo. Oh! Se c'è un problema in questo livello, a parte il fatto che puoi finirlo senza neanche giocarci, e a parte questo muro di nemici, se c'è un problema è che puoi consumare i P-switch, gli interruttori P. Idealmente sarebbe meglio mettere un tubo che li genera all'infinito, così non puoi rimanere bloccato. Attiro e buco giù. Sto per morire! Condannato a fare livelli su livelli per il nostro intrattenimento. Non finisce. Mister Cane! Sì, oggi finirò intorno alle 5, ma probabilmente, siccome ho iniziato tardi, probabilmente finirò tardi. Ok, di qua. Oh! Ci vuole una chiave. Ci sono chiavi qui? Di certo c'è una stella. E la chiave era lì. Ok. Mi prendo il martello, perché può servirmi per rompere un muro. Quindi anche qua il fatto che la stella puoi perderla e quindi rimanere bloccato. Oppure no, ho finito. Ok, era carino. L'ovvio errore è che puoi saltare tutto quanto passandoci sopra. Basterebbe metterci un muro. Però era carino. Dunque, non mi ricordo se sono morto. No, non sono morto, mi ero solo bloccato e ricominciato, quindi... Ok. Che dire? Vorrei andare avanti, ma... Farò... La pausa caffè, dai, e passiamo avanti. Con Mario Maker continueremo, non so se mercoledì o venerdì, ma comunque continueremo a breve, quindi... Ero morto di Sugma, sì. Purtroppo sì, ero morto di quella grave malattia chiamata Sugma. Quindi, finiamo qui. Per quanto riguarda Mario Maker. Facciamo uno stream di... Tori 3D. Ed eccoci alla pausa caffè. Anche se in realtà non ho il caffè,